È una cosa bruttissima perché uno aveva fatto qualche cosa, diciamo, sapete, delle risse, però questa è una cosa inammissibile. Io vengo, vi guardo e vi uccido. È normale? Per me non è normale, è tutto da ricovero. Rabbia, frustrazione e sgomento sono i sentimenti che dominano all'indomani dell'uccisione della 73enne Rosa Gigante, madre del food influencer Donato De Caprio, con mollica o senza. Molti commercianti e residenti della zona scossi da quanto accaduto preferiscono non rilasciare dichiarazioni, ma c'è chi ha voluto commentare la terribile vicenda facendo sentire affetto e vicinanza a Donato, alle prese con un momento estremamente delicato. Ora è il momento di stringersi attorno al dolore della famiglia, ma nel quartiere Pignasecca si cerca anche la verità. Si cercano quelle risposte che mancano quando si arriva a togliere la vita. Nel quartiere del più antico mercato di Napoli, Donato è diventato quasi una istituzione, il salumiere più social d'Italia, con oltre 3 milioni di follower. Una storia di riscatto la sua: da disoccupato, dopo essere stato licenziato dal suo precedente datore di lavoro, ha trovato in TikTok la sua svolta, la sua fortuna. È riuscito a crearsi un pubblico senza precedenti, con massicce file davanti alla sua attività. Ammazzano le persone perché non c'è la certezza della pena. Dovrebbero buttare le chiavi, cioè nel vero senso della parola, cioè non c'è rispetto della vita umana. Sono un po' commosso di questa cosa e mi dispiace tantissimo e le mie condoglianze alla famiglia Donato, più che altro mi dispiace tantissimo, perché è un ragazzo anche volenteroso. È una tragedia ci dispiace per il povero Donato, che adesso stava avendo un momento di gloria, il ragazzo che dopo tanti anni che ce lo meritava. Dovrebbero solo fare la stessa firma con l'interesse, perché fare un gesto simile non c'è manco da raccontare, è una cosa molto triste.